Salve amici e benvenuti anche oggi sul canale. Oggi vorrei parlarvi di Next Gen. Questa parola che sembrerebbe facile da definire nell'ultimo periodo, secondo me non è in realtà tanto facile, perché varie persone intendono cose diverse e anche io intendo con Next Gen qualcosa di diverso di quello che potrebbe sembrare banalmente. Partiamo dal presupposto che il concetto di generazioni è strettamente legato alle console e non al gaming in generale. Infatti, dal punto di vista del PC, il concetto di generazione è totalmente inesistente, nel senso che non si può distinguere in maniera semplice un periodo storico da un altro. Cioè, che cosa potremmo prendere in considerazione? Le schede video? Non credo proprio, perché comunque i cambiamenti nel tempo non sono ben identificabili. Nel PC è una lenta ma costante evoluzione anno dopo anno. Invece sulle console si ha una netta divisione. Si parte dalle prime generazioni che vengono considerate tipo il primissimo Atari, no? Con Pong, cose del genere, passando per il Nintendo 8-bit, 16-bit, 32-bit, eccetera eccetera, insomma, e arriviamo fino alla PlayStation 5, Xbox Series X dell'ultimissima generazione. E questa sarebbe anche una distinzione molto semplice, no? Quindi i giochi che escono esclusivamente in quella generazione successiva sono next gen. No, in realtà no, perché non hanno tecnologicamente tutti necessariamente delle caratteristiche, secondo me e secondo anche molti altri, per essere definiti veramente next gen. Cioè, quando si usa questo termine, più che altro, soprattutto nell'ultimo periodo, si intende che ci debbano essere delle caratteristiche ben specifiche che stacchino con quello che si era visto prima. Tant'è che dei pochi giochi, per esempio, di PS5, perché Xbox praticamente non ha fatto quasi nessun gioco definito next gen, tranne forse The Medium, ma giusto perché The Medium era fatto in un modo tale che con il rendering doppio mondo non poteva girare nelle vecchie generazioni, ok. Però facciamo un focus più su PlayStation 5, che è anche un argomento molto in voga in questi giorni, ecco. Dei giochi next gen con la label, diciamo, con la targhetta next gen che sono usciti nell'ultimo 8 mesi, in realtà alcuni non lo sono per niente, come il gioco che, di cui ho rimosso anche il nome, delle macchinine che si scontrano, che era, doveva essere 80 euro, poi è uscito gratis, adesso non lo gioca neanche più nessuno su PlayStation 5. Ecco. Quello è difficile definirlo effettivamente next gen. Però esce solo su PS5. E la discussione è andata avanti e si è anche infervorata negli ultimi giorni con Horizon Forbidden West, con God of War Ragnarok e Gran Turismo 7, che Sony li ha declassati per certi versi a cross-gen, tutti quanti. Alcuni se li aspettavano effettivamente solo PS5, ma evidentemente era possibile scalarli anche su un hardware più debole. Quindi che cosa diavolo è questa next gen? Cioè, cosa definisce al momento attuale il concetto di next gen? Dal mio punto di vista, e non solo, ci deve essere un salto tecnologico importante. Strutturale dei giochi non è solo una questione di estetica. Perché l'estetica, la parte grafica dei videogiochi negli ultimi 10 anni, diciamo così, è costantemente migliorata. Sono state aggiunte più texture, più definizione, più frame rate, più illuminazione, e negli ultimi anni abbiamo ray tracing che dà davvero un'illuminazione incredibilmente più realistica. Però le strutture di giochi tendenzialmente sono rimaste abbastanza simili a loro stessi. Immaginiamo tutti gli open world che da, non so, Far Cry 3 o anche prima sono rimasti molto simili a loro stessi, cambiando veramente poco. Magari solamente una miglioria grafica o
un frame rate ove possibile, ove ci fossero delle prestazioni possibili maggiorate. Questo vale anche per PC, infatti ci arriverò, anche su PC giochi next gen non ce ne sono quasi, solo uno probabilmente, ed è quello in cui vedete lo sfondo dietro. Io lo considero effettivamente next gen, ma probabilmente non uscirà quasi mai nella sua versione definitiva, ma poi ne parleremo. Dal punto di vista della console, appunto, però, quello che è cambiato particolarmente in questa ultima generazione è stato l'implementazione di un componente hardware importantissimo, che non è nulla di nuovo per i giocatori per PC, ma è tutto nuovo per quelli per console, ovvero l'SSD. SSD che esiste da più di 10 anni sostanzialmente, ma solo negli ultimi anni è diventato veramente economico poterlo utilizzare anche per i giocatori per PC. Cioè, prima avere un SSD era un costo notevole, di solito si usava solamente un piccolo SSD per buttare, diciamo, il sistema operativo e magari usare qualche piccolo gioco, magari più usati, quelli che volevi delle prestazioni leggermente migliori, caricamenti migliori. Adesso veramente ve li tirano dietro gli SSD, e questo effettivamente potrebbe cambiare e far arrivare dei giochi realmente next gen, strutturalmente next gen, nei prossimi anni. E questo vale soprattutto perché le console di nuova generazione hanno gli SSD e hanno anche dei sistemi proprietari migliori di comunicazione dati tra CPU e SSD stesso. Quindi un flusso di dati ma proprio n volte superiore rispetto agli hard disk meccanici, che permetterà e permette magari nel brevissimo, magari con Ratchet & Clank lo potremo vedere, la costruzione di giochi strutturalmente next gen, cioè che a livello di gameplay vengono pensati con delle meccaniche che prima erano impossibili o comunque che venivano intralciate, sarebbero state intralciate da un flusso di dati lento come quello degli hard disk meccanici. Quindi di fatto in questi primi anni di nuova generazione di console, secondo me ne vedremo pochi, perché ancora non ci siamo arrivati. Serve proprio entrare nel vivo, entrare anche per gli sviluppatori nella mentalità di poter progettare delle situazioni anche di level design, di game design, per il quale questo pezzo di hardware, cioè l'SSD, possa creare nuove situazioni che magari prima erano impensabili. Per l'appunto, anche su PC, dove la potenza di calcolo è sempre stata maggiore di quelle delle console, per ovvi motivi, cioè una console esce e deve durare 7 anni, le schede video praticamente escono ogni 1-2 anni, quindi c'è un notevole ricambio e potenziamento continuo, sia dei processori che schede video. Ma anche su PC, strutturalmente, non c'è un tubo di next gen. Cioè, ok, puoi pompare la grafica, puoi pompare il dettaglio, puoi pompare la field of view, la profondità di campo, il frame rate, puoi giocare a 300 frames se ci riesci con una 3080 Ti, che cazzo ne so, ma strutturalmente tutti i giochi sono ancora vecchi, non è cambiato molto negli ultimi 10 anni. L'unico gioco a mia memoria breve è proprio Star Citizen, gioco che è in perenne alfa beta, perché è di un'ambizione così stratosferica che non so se vedrà mai la luce nella sua versione finale 1.0. Ma io l'ho giocato, l'ho comprato l'anno scorso, ci ho giocato diverse ore e sono rimasto molto sorpreso da quello che proponeva, perché effettivamente un universo senza caricamenti dove seamless si passa dalla megalopoli e a piedi si prendono ascensori, treni, metropolitane, stazioni spaziali, si entra nella vicella spaziale, si esce fuori dall'atmosfera, si va nello spazio, si fanno i salti luce, si entra nei pianeti, si entra nelle caverne dei pianeti, tutto senza caricamenti, tutto in tempo reale, è veramente qualcosa di folle. E chiaramente, infatti, quel gioco è fortemente consigliato l'SSD, della serie che se lo mettete su un hard disk meccanico le prestazioni saranno penose, nonostante voi possiate avere anche una CPU pazzesca, una scheda video pazzesca, ma
non ce la farebbe il gioco nello streaming di dati dell'hard disk con le altre componenti a farvi da avere un frame rate decente o comunque delle prestazioni decenti. Si romperebbe tutto. Quindi l'SSD è abbastanza fondamentale per quello che si vorrà fare nel futuro. Abbiamo visto anche degli scorci di Unreal 5, l'engine di Epic, con delle grafiche pazzesche e cose incredibili, ma secondo me anche lì lo streaming di dati sarà fondamentale. Cioè, se si vorrà costruire qualcosa di nuovo a livello strutturale, bisognerà sfruttare alla grande questo streaming di dati degli SSD, perché i caricamenti istantanei non sono semplicemente una cosa piacevole all'inizio per non aspettare quei 20 secondi, 30 secondi, ma può essere veramente applicato per cose che neanche riesco a immaginare. Cioè, dato nei game designer è il loro lavoro, sicuramente si immagineranno qualcosa per sfruttare questa incredibile velocità di trasferimento dati. Quindi secondo me questa in realtà sarà la next gen, non tanto l'etichettina del dire che quel gioco effettivamente gira solamente su quella nuova console, è molto banale, né vedere semplicemente un pochino più di dettaglio o qualche frame in più. Non è questa la next gen. La next gen sarà qualcosa di strutturale e ancora non c'è quasi nulla in giro, veramente pochissimi giochi. Sono curioso infatti di vedere Ratchet & Clank Rift Apart, che uscirà fra pochi giorni, perché lì effettivamente è stato pubblicizzato come next gen, nel senso che quei caricamenti non potevano essere fatti istantaneamente in altri, diciamo, strutture di gioco. Però per adesso è, dal mio punto di vista, solo pubblicità, nel senso che finché non vedo recensioni, non ci gioco o che altro, bisogna vedere se effettivamente non si sarebbe potuto farlo anche sulla old gen. Questo lo vedremo. Però, insomma, questa è un po' la mia idea sul concetto di next gen. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, perché sono molto curioso. Per il resto noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul gaming, sul canale. Se volete lasciate un'iscrizione, se non siete ancora iscritti, se volete lasciate un like. E una buona giornata a tutti, come sempre. Ciao ciao!